Buongiorno, gute morge, è notte, e quando arriva la notte, basta, c'è nessuno, ci siamo solo io e Marco in giro e stiamo andando a Segrate San Felice. Sono le 6:41 e tutto va bene. Amore, ma veramente non c'è nessuno! Guarda l'alba laggiù, già si intravede! Che bella! Io sai che domani mattina sarà la sveglia questa. No, ciao! Sarà qua, no, amore! Sarà la sveglia, magari! Già un'ora che è suonata la sveglia, amore! No, dai, che qualcuno c'è insieme a noi di prima mattina. Ma sono proprio curiosa di vedere sto Segrate San Felice, che mi hanno detto che è un bel posto. Boh, vediamo. A dopo. Eccoci. Il diavolo di freddo. Mamma mia. Prima tappa, ragazzi, cappuccio caldo. Guarda quanti camion che ci sono. Quelli sì che fanno sacrifici, altro che. Comunque, prima tappa autogrill assolutamente, perché neanche te lo sto a dire, tra il freddo e il sonno. Non c'è nessuno, ci sono solo io e Marco, ma che bello. Grazie, amore. Non ci vedo, non vedo più niente, sì. Chi? Te? Io? Ciao, andiamo a fare colazione, va. A dopo. Eccoci. Morghe, amori. Al massimo lo faccio andare veloce se si sente la canzone. C'è la musica sotto. Allora, Marco, tu cosa hai preso? La bicocca? Sì, oggi è cambiato. Il cappuccio ginseng. Io cappuccio normale e una vegana stamattina. Buon appetito, amore. Buona colazione. Grazie. Guarda che meraviglia l'alba. È meravigliosa, amore. Il primo scorcio di oggi. Il primo scorcio. Ecco, già ce l'hanno tolto. Oh, come hai parlato dei scorci, ce l'hanno tolta, hai visto? Comunque qua su questa autostrada, che sarebbe l'autostrada esterna, c'è un'anima, ragazzi. Dici, come mai? Guarda che bello! Come mai non c'è nessuno su sta autostrada? Amore, perché costa un botto. E poi perché non ci sono né autogrill né niente. Però diciamo che ti fa risparmiare un sacco di tempo. Che è quello che ci serve a noi, il tempo. Niente, dai. Ci siamo un po' troppo. Ce la siamo presa un po' comoda con la colazione, devo dire la verità. Guarda che bello! Io continuo a dire, guarda che bello! È bellissimo! E niente, vediamo, dovremmo arrivare per le 7:30, vediamo, dai. A dopo. Comunque l'alba fabulous, guarda lì che colori, guarda, è meravigliosa! Allora, siamo arrivati, questo è piazza centro commerciale e noi siamo là, abbiamo aperto il gazebo, abbiamo messo tutto sotto e adesso andiamo a montare il banco, fa un freddo raga. Esagerato proprio. Esagerato dire poco. Però dai, siamo vicini con la macchina. Il posto sembra bello. Qua è pieno di negozi. E niente, mo vediamo la giornata. A dopo. Aspetta, hai detto girato l'angolo. Allora, noi siamo piazzati là. Non abbiamo ancora finito di fare il banco, però andiamo a fare la seconda colazione perché ci sta. Ma guarda che c'è l'albero di Natale addobbato, lo vedi? Ha detto la mia, c'è anche la chiesa. La mia vicina, c'è di banco, che c'è anche la mappa appena siamo entrati. Che cosa ti ha detto? C'è la pasticceria, ha detto. Ecco. E qua c'è un bar pasticceria, direi che. Guarda la sto facendo il terrazzo. Ma allora, la postazione qua sembra bellina. Andiamo a fare colazione, va. Questo è il bar. Cinema. Eh beh, amore, ma non è che sei fuori dal mondo, voglio dire, No, ma è un paese. Cioè, anche da noi c'è il cinema, amore. No, sembra la Repubblica di San Marino, una cosa a sé. E questa è la pasticceria? Credo di sì. Ci si siede di là, ovviamente. Sì, ci sediamo di là perché, ascolta,
guarda che bello che è. No, prima entriamo di qua. È meraviglioso. Allora, eccoci, seconda colazione. Guarda che bellina stella di Natale Mignon. È bellissima. Qua abbiamo le brioche. Marco ha preso lampone. Che è cornetto al lampone e io ho preso una treccia con l'uvetta, cereale l'uvetta, non so. Cappuccio e cappuccio ginseng. Fa un freddo esagerato, ma guarda che bello sto posto. In realtà di là c'è una vetrinetta che è meravigliosa. Amore, non è che sei in ferie, eh? No. A dopo. Allora, adesso Marco si accinge a dare una mozzicata a sta brioche che è la fine del mondo. Il lampone con sopra le mandorle. Amore, ma non l'hai ancora assaggiata? È buona. Ah, mi fai morire. Buona colazione, amore. La faccia in tutti gli etere che ci seguono. No dai, smettila che non ci sei. Ciao. Allora, passeggiatina, ragazzi, qua c'è il mercatino. Ma quanta gente. Ma quanta gente, ragazzi. Però non ho ben capito, perché secondo me stanno facendo solo la passeggiatina. Boh, non so cosa pensare. Comunque il posto è bello, è veramente bello. Ah, ma continua anche di là, Cri! Facciamo tutto il giro, poi andiamo di là. Ecco, l'unica cosa che ho capirato con tutta sta musica, musica di qua, musica di là. Sa che non riuscirò a riprendere troppo oggi, mannaggia. Allora, fatti vedere bene il cappello che c'hai. Intanto bisogna fare persone serie. Dai, tira giù. De bello. Troppo, amore, tira su. Intanto le persone serie bisogna farle. Cosa vuoi fare adesso? Niente. Fai vedere. Allora, abbiamo la stufa. Marco si è messo sopra la pizza. Eh beh. Dai, amore, facciamo la foto di copertina. La renna che mangia. Guardami a me però, bravo. Va, guarda che roba, guarda. Non è bello, tutto nasoni. Un appetito, amore. Grazie. Io ho mangiato un pezzettino anch'io adesso, ma è presto, non è ora di mangiare. Diciamo che stiamo facendo, come si chiama questo? Il pre-pranzo. Aperitivo. L'aperitivo. Va bene, allora siamo nel negozio. La Cristina vuol prendere un cappuccio e siamo venuti qua appunto perché deve prendere il cappuccio. E questa qua è la pasticceria dove stamattina siamo venuti a far colazione. Cioè, io vabbè, che te lo dico a fare appunto. Cioè, le immagini parlano da sole. Della. Vabbè. Comunque questo posto è bellissimo, c'è anche il coro gospel stamattina, stanno ma un macello, c'è un sacco di gente, proprio bello, bello, bello. Guarda anche l'allestimento di panettoni, ma il macaron, guarda che belli, confezioni di macaron, wow, ma la fotocamera, questi sembrano lilla, ma sono rosa, non sono lilla. Anche questi sembrano lilla ma sono rosa. Boh, bello. Guarda che bello, meraviglioso ragazzi, veramente. C'è anche il coro gospel. Wow. Che bello. Bello. Che bravi. E la Cri immancabili, sempre noi imperterrite a fare il giretto per questa San Felice, si chiama Segrate San Felice, proprio un quartiere, no Cri? È un quartiere, guarda che bello, in mezzo al verde, no veramente bello, bello bello bello, ma io sinceramente ci vivrei qui, te no, Cri?
No, perché no? Perché comunque è tutto qua. Ah. Andare a Milano poi riprendere. Guarda, adesso stiamo andando al laghetto. Perché hanno anche il laghetto privato, diciamo. Ma guarda quanto verde che c'hanno. Io ce l'ho tutto sto verde a casa mia, Ma guarda che anche bella giornata che abbiamo trovato. Tutto bello oggi. E mangia. C'era la mappa addirittura quando siamo entrati. Ma tu lo sai dov'è il laghetto? Scusate ragazzi, che imprecisatone io, perché ovviamente non sono una sportiva. Ma guarda che bella sta casa qua, immersa nel verde. Ah, eccolo lì, guarda! Mitz, che è grosso! Che bello! Dai, cosa gli vuoi dire? Beh, oggi non è che c'è tanta gente. No, ma comunque è bello sto posto, eh? Veramente bello. Quante volte l'ho detto? Non hai altre parole, Tamarinda? Ti chiamano? Noi sempre in giro, ragazzi. Sempre in giro, siamo solo gli acri. Adesso stiamo facendo il giro del quartierino qua e dovremmo riscendere da dove siamo partiti. Fiatone, che te lo dico a fa, però mi piace esplorare, andare in giro a vedere. Cri, ci siamo persi completamente. Eppure di là si sentono le voci. Da là c'è l'albero, tagliamo. Andiamo. Speriamo che poi si scende però. Ancora in giro noi siamo. Vedi, portano i cani in giro. Ma non mi sto ammazzando. Portano i cani in giro. Fanno footing. Beh, fino al laghetto non ci siamo arrivati, ma tanto di qua si vedeva un pezzettino, vedi là. Ma non si vede niente però. Senti il coro del gospel, si sente fino a qua, si sente. Mi stiamo ammazzando. Manca solo quello oggi. Comunque è bella sta camminata. Vero? Sì, mi piace un sacco. Tranquillo. Senza smog. Senza smog, aria fresca. Proprio bello. Bello, bello, bello. Puoi lasciare anche i cani liberi volendo. Si fanno una mezza corsetta. Comunque bello. Amore, che ore sono? Sono le 3. Le 3, allora non c'è tanto passaggio. Fra un po' faremo il merendero time, credo, perché un cappuccio ci sta, amore. Vai a prenderlo te il cappuccio. Si può fare. Va bene, dai, allora ci rivediamo col merendero time, secondo me. Si può fare. Ok, eccoci. Marco è andato a prendere... Che ora è? Non lo so, ce ne sono tre o... È l'ora del merendero time. Eccoci. No, ce la possiamo fare, comunque fai il merendero. Hai voglia? È merendero time, dai vieni anche tu al merendero time, dai provalo anche tu al merendero time, dai vieni anche tu al merendero time, assaggialo anche tu. Anche questo la troverete nella Taris Compilation volume 1. Questo è un cappuccio tiepido ormai perché è quasi freddo.
Sì, parte. Niente, ragazzi, noi facciamo merenda. A dopo. Speriamo che non si senta, amore. Che dici? No, magari no. Andiamo a cucinare alta così non sentiamo la visita. Fai vedere la renna. Renna. È bella. Ah, ci vuole intanto una persona seria. Facciamo la foto di copertina con la renna. E dai. La persona seria ci vuole intanto. E dai, fai vedere la renna. Ma fermo, sennò come fa? Poi, quello che loro non sanno. Dica. Ecco qua. Guarda che c'è portaguanti, fa portaguanti. Uno va in giro, quello va così. Se sei freddo, fai così. Sì. E ti fa la sciarpa. E lei, se c'è un gentleman, se c'hai sonno, fai così. Oh, va che bello. E in più abbassi, va che bello. Se fai fatica a respirare, puoi alzare leggermente qua. Che ore sono, Marco? Io comincio a essere stanca, infreddolita. E... che ore sono, amore? Le ore di ieri a quest'ora. Grazie. Prego. Che ora è? Le 4 e 5. Appena. Sono le 4 e tutto va bene. Va bene, a dopo. Forse ci farà, ciao ragazzi, forse ci farà copyright. Non lo so. Dietro. Comunque niente ragazzi, noi siamo arrivati a notte, si è fatta notte come puoi vedere. E niente, noi adesso sbanchiamo, smontiamo, speriamo di avervi fatto un po' di compagnia. Spolliciate se avete voglia. Cos'è, amore? Yeah, get down. Spolliciate se avete voglia, condividete se avete voglia. E alla prossima ragazzi, speriamo di avervi fatto un po' di compagnia e buone feste, ciao. A domani è il D-Day, è il D-Day domani, ciao, buona serata ragazzi, ciao.